Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. Sparatoria a Molfetta, muore una ragazza di 19 anni colpita da un proiettile dopo una rissa in un locale notturno. Sull'accaduto indaga l'antimafia. Tra le persone coinvolte ci potrebbe essere qualcuno legato alla criminalità organizzata barese. Sono le 2.45 di domenica 22 settembre quando nel locale Baia Beach di Molfetta entra un gruppo di ragazzi. La serata era quasi finita, ma la tragedia era imminente. Gli spari di pistola e il colpo fatale passato sotto la clavicola raggiungendo la giugulare. Muore così Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni, originaria di Bari, rimasta coinvolta nella sparatoria insieme ad altre tre persone, attualmente ricoverate presso il Policlinico di Bari. Dalla pista di ballo al parcheggio è qui avvenuto lo scontro. Nulla sono serviti i tentativi del personale del 118 di rianimare la ragazza. Gli altri tre, fanno sapere dal nosocomio barese, hanno riportato ferite non gravi. Solo uno di loro, ricoverato in codice rosso, sarà sottoposto a intervento chirurgico. Il giorno dopo la tragedia, fuori dal locale al quale sono stati posti sigilli di sequestro, il silenzio. Il titolare Nicola Spadavecchia preferisce non rilasciare le dichiarazioni. Secondo quanto accertato, era stata organizzata una serata con diversi DJ che avevano richiamato tanti giovani. I carabinieri hanno avviato immediatamente gli interrogatori. I ragazzi che hanno assistito alla scena sono stati già ascoltati. Le persone coinvolte nella maxi rissa sono tutte di Bari. Tra di loro ci sarebbero anche persone legate alla criminalità organizzata barese. Infatti il ventenne rimasto ferito Eugenio Palermiti, aspirante boss appartenente all'anonima famiglia mafiosa di Iapigia. La 19enne era la nipote di Ivan Lopez, morto in un agguato compiuto sul lungomare 9 maggio di Bari nel rione San Girolamo il 29 settembre del 2021. Il delitto fu compiuto, secondo l'accusa, da uomini che agirono per conto del clan mafioso Capriati di Bari Vecchia e dal clan Parisi Palermiti del quartiere Iapigia, in lotta con gli Strisciuglio che avevano il predominio al San Paolo e a San Girolamo. Per questo le indagini sono state affidate alla Procura Antimafia di Bari. Ed è di poco fa la notizia di una persona che è stata fermata dai carabinieri a Bari per l'omicidio di Antonia Lopez. Secondo le indagini, era l'amico della ragazza, il ventenne Rampollo, del clan del rione Iapigia, del capoluogo pugliese Eugenio Palermiti, rimasto ferito assieme ad altre tre persone. Le indagini sono coordinate dalla DDA di Bari. E sull'accaduto si è espresso anche il presidente della regione, Michele Emiliano. Non si possono escludere nuovi eventi nell'immediato collegati a questo gravissimo omicidio. Il fenomeno, ricorda, ha già provocato il ferimento di una ragazza a Trani e addirittura la morte a Barletta di un bravo ragazzo, la cui perdita ha sconvolto l'intera comunità. Ed altri innumerevoli episodi sentinella di quanto avvenuto stanotte. Serve uno scatto investigativo importante e coordinato e il supporto dell'intera cittadinanza. I gestori delle discoteche e dei locali, vittime anch'essi di questa dinamica probabilmente mafiosa, avevano dato l'allarme per tempo e sono pronti a collaborare per la tutela dei nostri ragazzi e delle loro attività. La Puglia non può tornare indietro, la nostra reazione deve essere durissima. Non si può morire così. Queste le parole rilasciate anche ai nostri microfoni dal primo cittadino di Molfetta, Tommaso Minervini, su quanto accaduto. Sono sgomento. Perché morire a 20 anni, chiunque sia e qualunque è la motivazione, è sempre uno strappo innaturale che succede nelle famiglie e nella comunità, quindi non si può morire a 20 anni. E poi perché erano molti anni che a Molfetta non succedevano queste cose. Quindi la mia convinzione è che gli inquirenti debbano quanto prima, sono certo che ci riusciranno, capire che cosa sta succedendo nelle dinamiche intorno a noi, perché con tutti i fatti che stanno succedendo nel Barese, nel Nord Barese, proprio di queste ultime settimane, di questi mesi,
perché Molfetta con Giovinazzo è un'area di confine fra Labatt e Bari, e quindi capire queste dinamiche criminali, come mai stanno ritornando dopo tanti anni a Molfetta, che ha tutto l'interesse a mantenere un processo evolutivo, perché Molfetta è una città industriale e quindi non può accettare che succedano questi fatti. Ed ora cambiamo completamente argomento, andiamo a Potenza. Il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ieri ha incontrato esponenti politici e dirigenti per analizzare le attività della protezione civile lucana. Dopo la simulazione di un terremoto di magnitudo 5.0 con l'obiettivo di valutare le necessità sociosanitarie della popolazione in caso di emergenza, è arrivato a Potenza il ministro Nello Musumeci per un incontro sulla protezione civile. La Basilicata ha messo su una ottima organizzazione di volontariato ed è un patrimonio di tutti, perché quando serve il volontariato lucano non opera soltanto nella sua realtà, ma va fuori, fa parte delle colonne mobili, quindi è un lavoro improntato ad altruismo e a generosità che va sempre sostenuto e apprezzato. Quando arriva la stagione delle piogge stiamo tutti in apprensione, perché la fragilità del territorio nazionale non conosce confini, dal nord al sud si è soggetti a frane, ad alluvioni, a inondazioni. E questo la dice lunga sulla capacità di mettere in sicurezza il territorio. Ce ne ricordiamo solo quando ci sono i morti. E invece l'opera di prevenzione strutturale va condotta sempre e prioritariamente in tempi ordinari, cioè in tempi di pace. Esigenze oggi impongono formazione costante e aggiornamento. Io credo che abbiamo una preziosa risorsa umana che dobbiamo salvaguardare, dobbiamo tenerci cara. Ed ora andiamo a Matera con Detective tra i sassi. Matera insorge, un urban game per ricordare l'insurrezione antifascista del 21 settembre 1943. L'urban game Detective tra i sassi, Matera insorge, ha ufficialmente dato il via alle giornate europee del patrimonio nella città dei Sassi, una situazione di gioco sviluppata negli spazi urbani per rivivere la storia gloriosa e tragica del 21 settembre 1943, quando Matera insorse contro le truppe di occupazione neonaziste, prima dell'arrivo degli alleati, diventando così la prima città del Mezzogiorno a insorgere contro il regime. Attraverso l'Urban Game, in un percorso articolato in quattro punti, ha preso vita quel patrimonio immateriale che connota la storia della città dei Sassi, con la lettura di versi estratti da una sceneggiatura nata dalla storia personale della famiglia di Anna Selvaggi, parente di due vittime dell'insurrezione, un padre e suo figlio di 17 anni. Un modo per raccontare la storia dalla prospettiva non dei protagonisti, ma dei sopravvissuti, o meglio delle sopravvissute, donne che si ritrovarono da un giorno all'altro a dover gestire da sole una famiglia, a essere vedove, a non avere più un figlio. Si tratta di un urban game, Detective tra i sassi, Matera insorge, che serve ad avvicinare i cittadini in un modo divertente e accattivante a quello che è successo a Matera il 21 settembre del 43. Quindi in particolare faremo delle squadre di detective che dovranno indagare per ricostruire la cronologia dei fatti di quel giorno. Per fare questo andranno in quattro luoghi della città dove i fatti sono accaduti, dove incontreranno quattro testimoni storici che, al seguito del superamento di una prova, daranno loro degli indizi e racconteranno quello che è avvenuto in questi luoghi. Alla fine così i nostri giocatori potranno ricostruire i fatti. L'evento è stato organizzato dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Matera in collaborazione con la Consulta Comunale Giovanile e la Consulta Provinciale Studentesca, ma è rivolta a tutta la cittadinanza, perché è giusto che ogni materano sia consapevole di quella che è la storia della città. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona giornata.